Ragazzi, mi chiamo Maria Grazia e sono qua da 53 anni. Pensateci un po' voi. Allora, io sono Maria Grazia Ceccato, la moglie del proprietario dell'Hotel Aquila a Cagliari. Questo albergo, la parte vecchia qui dove siamo noi, è del 1600, però non era la stessa famiglia, c'era solamente la casa. Dopo pian piano sono venuti i bisnonni e hanno comperato questa casa qui, la parte vecchia interna dell'albergo. Questa era una parte che dopo naturalmente è stata adibita come locanda e qua si fermavano le carrozze, facevano il cambio di cavalli, veniva la posta da Innsbruck, veniva fino qua, la mattina alle 4 si alzavano per fare la colazione, diciamo il vino caldo, il brodo, i vecchi, ed preparavano a questi carrettieri, diciamo, che venivano con la posta, si fermavano, facevano riposare i cavalli, intanto loro facevano la colazione e dopo ritornavano ancora indietro, no? Questi erano i bisnonni. Il nonno Giovanni è nato qui, come tutti quanti, mio marito, mia cognata, e hanno portato, diciamo, questo albergo a continuare a fare un po' da mangiare, un po' a dormire. Una locanda era, non era hotel, non era albergo, era proprio locanda. Perché anche qui, allora non ce n'erano alberghi, insomma, c'erano le locande. Poi nella prima guerra mondiale c'erano qua, questo salone qua, la sala grande, c'erano i soldati che, siccome qui era posto di combattimenti. Era Austria qui? Era, sì. Dormivano in sala, c'erano proprio gli austriaci qua che... Il nome dell'hotel. Allora, c'è stata una storia che poi è venuto fuori il nome o avete scelto subito? No, allora te lo dico subito. Qui era Austria, non era Italia, sai, fino a Borghetto era Austria. E quindi si chiamava il nostro albergo Schwarze Adler, che vuol dire aquila nera. Dopo, per motivi così che hanno voluto cambiare, le abbiamo messo albergo Aquila. Era diventata Italia anche qui da noi, capisci? Qui era tutto campagna, fino dove c'è il distributore di benzina sopra, lì era tutta campagna, facevano la frutta, vendevano, lavoravano tanto con folgaria, diciamo, no? Per vendere la frutta, perché vivevano con la campagna anche loro, naturalmente, no? E i primi tedeschi che sono arrivati qui da noi come ospiti, diciamo, venivano in bicicletta, si fermavano qua, strada non ce n'era, c'era solamente la strada del paese, quindi si fermavano qua, dormivano, mangiavano, perché abbiamo solamente poche camere qua, no? Quello che potevano ospitare. La mattina non c'erano nelle camere i bagni, le docce, le saune e tutte queste cose qua, no? I nonni, di queste 4-5 stanze degli ospiti, portavano l'acqua per lavarsi, loro si lavavano nel catino perché la doccia non c'era. E questi vecchietti le portavano in camera tutte le mattine i secchi dell'acqua per lavarsi. Proseguivano il viaggio con le loro biciclette, magari si fermavano una notte, due, proseguivano il viaggio. Naturalmente qua c'erano galline, conigli, mangiavano la minestra al mattino alle 4, il brodo, questi tedeschi o questi che venivano con la posta, e tutto questo impero qua. Mio marito ha fatto tutto questo impero qua. Lui ha 86 anni presto, quindi ne ha viste di cose, sì. Questo albergo qua è stato costruito
in 2 o 3 volte, diciamo, no? Rifatta. È sempre la stessa forma. Questa macchina qua era dello zio che lui faceva. Il taxista. C'è ancora una macchina d'epoca qua. Dopo, naturalmente, abbiamo allargato tutto e l'abbiamo rifatto. Le cose cambiano e bisogna cercare di modernizzarsi, insomma, ecco. Quando è nato l'hotel? Questa parte nuova dell'albergo è stata costruita 70 anni fa, circa. Ma le strade erano diverse nel paese? Allora, nelle strade c'erano per terra i ciottoli, sai, quei sassi? Sì. Le strade erano tutte un po' scomode sì. Perché non mettevi il tacco 12 su queste strade. Però la strada era solamente la strada del paese. Sopra... Quella che c'è anche adesso. Sì. Quella che c'è adesso, questa è tale quale. Le case sono tutte uguali, sono state rinfrescate, rinnovate, fatte le finestre nuove, però il centro storico e le strade sono sempre state così. Che adesso la pavimentazione è bella e adatta anche per un centro storico, diciamo, ecco. Sì. Ma quante reception ci sono? C'erano una volta? Era solamente il portico qua sotto, vedi quello che si viene dentro dove c'è scritto Bolzano e Merano. Sì. Entravano e andavano nelle camere, non c'era reception, non è come adesso che tutto. E invece dove c'è questo porticato qua sotto lì, vedi che c'è la reception, lì sotto ci sono dei tavolini bianchi. C'è un garage, c'era una scala che andava su, non so neanche io di preciso. Comunque lì si fermavano i carri con i cavalli dormivano dentro in questa stalla, diciamo, no? I viaggiatori, insomma, bevevano un bicchiere di vino, che mio nonno faceva il vino allora, e bevevano un buon bicchiere di vino. Ecco. Che glielo offriva sempre il nonno, perché era una tradizione. Ma allora, per quando venivano dentro e volevano prendersi una stanza, com'è che... cioè, dovevano dirlo a qualcuno che lavorava lì? No, non c'era neanche il telefono, sai, allora. Venivano, chiedevano, c'era qua magari mio bisnonno, sì. Non mio nonno, e allora lui le davano loro... la chiave. Che avevamo poche camere, sai. 5 camere. 5 camere, 6. Sai, gli austriaci, che sono molto perfetti, avevano le cartine e loro guardavano, venivano dall'Austria fino qui, in bicicletta. Magari ci mettevano anche 4-5 giorni a arrivare. C'era una semplicità unica e la gente, sai, non giravano mica tanti soldi come adesso per quello. Abbiamo avuto un po' di tutto, dai clienti fissi, ai clienti di passaggio. Quindi... Ma essendo anche una conduzione familiare, cioè siamo noi della famiglia che praticamente andiamo avanti con l'aiuto anche di qualche persona, insomma cerchiamo i dipendenti, di tenere coccolato il cliente, di trattarlo come si sentisse a casa, capito? Non è un albergo di quelli che arrivi fai il numero. Cioè, in base alle loro esigenze vengono, perché ormai si sentono a casa e non si sente... L'educazione verso tutti. Perché il cliente, secondo noi, secondo quello che insomma pensiamo e che è giusto che sia, deve sentirsi a suo agio, non deve sentirsi imbarazzato. Anche i clienti, tantissimi che rimangono qua, quando vanno via, ci fanno sempre un pensierino, perché per però me... se hai un ambiente devi sempre fare bel viso, anche se magari hai i tuoi problemi, andare avanti la vita l'azienda è dura, devi sempre essere sorridente e sempre essere felice, anche se magari alle volte come in tutte, come le, in tutte famiglie. Le famiglie, giusto? Di solito quanti clienti arrivano in un giorno, in una settimana, all'epoca sì, e adesso? Sì. Una volta, quando avevamo una parte solo dell'albergo, non erano molti clienti, però dopo hanno cominciato a venire con le biciclette, dopo con le moto, dopo con i pullman. Avevamo i pullman quasi tutte le sere, in stagione, diciamo, perché l'inverno... Gruppi?
gruppi di tedeschi che andavano a Roma, andavano a Lourdes, andavano a Firenze, venivano con i pullman, abbastanza sgangherati, ma insomma arrivavano. Sì, sì, anche dalla Russia. Non c'era l'autostrada, quindi il lavoro era molto di più, e dopo si fa fronte a tutto, no? Perché i clienti che vogliono venire escono e vengono da noi, cioè è cambiato per allora una volta, per esempio, arrivavano i gruppi, si scriveva con le agenzie, arrivavano prima i gruppi che le lettere, quasi quasi, no? Siccome e si lavorava tantissimo di più di adesso, perché adesso con internet tutti vanno dentro, cercano. Abbiamo lavorato molto con i pullman, venivano che non sapevamo neanche, perché la posta era o che c'era sciopero, prima arrivava il pullman e dopo. No, ma è vero. Ma è vero, sa? Sicuramente andava meglio una volta, guadagnavi anche molto di più di adesso. Adesso tutti vanno dentro nei siti, leggono, guardano, si consultano, telefonano, chiedono. Cioè ti fanno un po' impazzire, diciamo, fra virgolette. Il lavoro è diventato perché più anche caotico. La gente è diventata molto più esigente rispetto a una volta. Adesso, una volta tutti si accontentavano di quello che c'era e adesso... Purtroppo è sempre più difficile, devi stare al passo coi tempi, altrimenti non si va avanti. Devi essere moderno. Ma una volta, quando avete cambiato, come tipo che abbiamo parlato prima? Di lavoro? Sì. Il bar più vicino che avevate, qual è? Dov'era? Dov'era adesso o dove era prima? Allora, c'era il bar più vicino, era il bar Salizzoni, questo qua di fronte, che non era del Salizzoni, era di un altro gestore. Dopo l'ha comprato il Vittorio, quel bar lì, e allora è diventato il bar più vicino. Però a dire la verità, noi abbiamo sempre mandato le persone che volevano fare la serata, finire con un gelato, le abbiamo sempre mandati al bar Matita oppure dal papà Alessio. Noi abbiamo sempre dato da lavorare, lo dico onestamente, abbiamo sempre dato da lavorare a tutti, cercato di collaborare anche con gli altri, tabacchino, alberghi, tabacchi, sigarette, giornali, bar, garni, cooperativa, poi non ne dico. E la nonna di Daniele è stata qui da noi a lavorare per tantissimi anni e facevano anche 15-18 ore al giorno, nonostante avessero una famiglia, dei bambini, che era tuo papà e tuo zio, e loro venivano a lavorare. E quando li incontro mi dicono: signora, sa che era meglio quando venivamo a lavorare, che avevamo tanto da fare, che adesso? Quindi vedi, si trovavano bene, è una soddisfazione avanti per noi, con la... perché noi viviamo sì per guadagnare come tutti, ma si vive tanto di soddisfazione, perché io quando vedo un cliente che va fuori dalla porta e viene di ritorno, come stamattina anche, viene di ritorno a salutarmi, mi aveva già salutata e mi fa: signora, la devo ringraziare, è venuto a darmi la mano e ritornerò ancora per la vostra gentilezza, vostra e del personale, perché abbiamo veramente delle ragazze in sala che sono meravigliose. Il mio cuoco Marcello, lo conoscete? Sì. Sì. Faccio tutti un complimento anche lui, no? Però... È venuto qua che aveva 18 anni, è stato qui da noi a lavorare sempre per 43 anni. C'è un cliente che vi ricordate ancora, che era molto affezionato? Sì, ne abbiamo tanti di quelli, sai. E poi certe volte quando penso che non li vedo più è perché non ci sono più. Perché sono venuti prima loro, che erano giovani, coi bambini, e dopo sono ritornati anche i figli, coi loro bambini, figli dei figli. Sì. Pensa che in questa saletta qua i clienti prendevano sempre l'aperitivo e allora dopo
si fermavano qui da noi magari 10 giorni, 15 giorni a fare le ferie, no? Si trovavano tutti quanti, 40, 50 persone, un giorno offriva uno, un giorno offriva l'altro, e dopo c'erano le torte, dopo portavano, tu non sai quanti regali ci hanno portato i nostri clienti tedeschi, olandesi, Tutto quello che francesi. vedete fuori sono ancora lì Tutto, cose, tutti i i regali. quadri, vedete? E pensa che mio nonno, che era del 1898, ci teneva a festeggiare il suo compleanno tutti gli anni con 50-60 persone, offriva tutti. Qua doveva esserci lo spumante, la torta, il vino, applaudono. Una sera hanno bevuto 70 bottiglie di spumante. È stata la prima e l'ultima volta. Perché dopo non, Non ha più lui non ha più festeggiato. festeggiato perché è morto a 97 anni. Quindi no, abbiamo dei bei ricordi, sai. Ma com'era una volta questa sala? Questa? Sì. Allora, questa sala, qui non ce n'era sala. C'era una vite, c'era qua. Qui non c'era niente. Si mettevano fuori i E tavolini mangiavano e fuori alla mangiavano cucina. fuori Con gli ombrelloni con gli d'estate. ombrelloni. E dopo, quando venivano i temporali, che venivano i temporali, dovevamo tirare dentro tutto, li mettevamo da un'altra parte e finire da mangiare, oppure. Il ricordo più bello che hai di questo posto? Ricordi, ne ho tanti. Ho avuto tanti, tanti bei momenti, anche brutti per quello. Il momento più bello è quando è nata la mia Sabrina.